Non è così giovane come Matteo Renzi, né rassicurante come Pierluigi Bersani, ma una cosa Laura Puppato lo è di sicuro, determinata. Per la tappa fiorentina del suo tour elettorale, l'unico candidato donna alle primarie del centro-sinistra ha scelto una piazza interna al polo universitario di Novoli. Scelta coraggiosa se si considerano il freddo e il rischio pioggia. Le sedie infatti faticano a riempirsi, ma lei, che per anni ha guidato la giunta di Montebelluna, comune veneto tra i più ricchi del paese, non si scompone e lancia un appello al voto che scongiuri il rischio di manovre di palazzo. Oggi c'è bisogno di scegliere chi guida il paese, possibilmente di sapere che il giorno dopo siamo in grado di mettere in campo le azioni che abbiamo previsto. Ed è talmente importante che questo avvenga senza la necessità di ulteriori convenevoli che magari si protraggono per mesi e che ci costringono a scegliere dimensionalmente un progetto politico per l'Italia assolutamente inferiore per qualità e per determinazione, che io personalmente suggerisco di rivolgere l'attenzione a questo centro-sinistra e di indicare una svolta nel paese anche così. Questa sua concretezza convince anche un bersaniano doc come Sergio Staino, che ufficialmente tira la volata al segretario, ma appoggia la battaglia di Laura Puppato perché solleva una fondamentale questione di genere. Per la Puppato restano però centrali le battaglie ambientali e questo argomento fa ancora più presa in una regione duramente colpita dalle alluvioni come la Toscana.